Ciao, benvenuta, buonasera. Ciao, grazie. Come ti chiami? Luna. Sei pronta questa sera per il Banana Quiz? Sì. Sai che è una serata speciale? Ah, no. No? No, non lo sapevi? Vedi che qua c'è una cartelletta rossa? Ok, sì. Avevi visto che non c'era nelle altre puntate? Sei un'affezionata del Banana Quiz? No. No, perfetto. Ne sono felice. Sofì, tu sei un'affezionata del Banana Quiz? No. No, perfetto. Come ti chiami? Ludovica. No, ci sono le domande rosse perché questa sera è la serata speciale del Banana. La serata dei preservativi, questo è a vedere la serata. E quindi abbiamo delle domande sull'educazione sessuale. Sei pronta? Sì. Sì, vediamo, lo scopriamo subito. Allora, cominciamo con la prima domanda, che è: HIV e AIDS sono la stessa cosa? 10 secondi. No. Cioè, sì, più o meno. No, o sì? Aspetta. Sì o no? La risposta definitiva è? No. No. Brava, la risposta è corretta, perché HIV è il nome del virus che si contrae. Se una persona non riesce a curarsi in tempo e sviluppa la malattia, allora si parla di AIDS. Una persona può avere l'HIV ma non l'AIDS. Quindi l'HIV è il virus, AIDS è la malattia. Risposta corretta, perfetto. Possiamo cominciare con le domande normali. Quindi apriamo il nostro scatolotto. Voilà, e pesca la prima domanda. Quanto fa 9x9? 10 secondi. 81. 81, risposta è corretta. No, vedi, poteva essere. No, è stata brava, dai. Andiamo avanti. Terza domanda, non perdiamo il ritmo. Qual è il nome di battesimo del cantante Jovanotti? Lorenzo. La risposta è corretta, vedi che non sei messa così. Porca. Geografia? Male, malissimo. Ma c'è una materia in cui vai bene? No. Ma come? No. Cosa fai tu? Linguistico. Nelle lingue vai bene? Sì, le lingue, non la geografia. Vabbè, vediamo, sei mai stata a Parigi? No. Porca miseria, come si chiama il fiume che scorre a Parigi? Tamigi? No. No. La Senna. La Senna, sì. Purtroppo dobbiamo accettare la prima risposta, quindi risposta sbagliata. Perdi la prima banana, ne hai ancora una, ce la puoi fare. Vai avanti, perché quindi non essendo fan del Banana Quiz non sai che ci sono due banane che sono due vite praticamente. Okay. Quindi hai sbagliato la prima, puoi sbagliarne un'altra, poi non più. Ok. Ok, regolamento facile. Va bene. Facile con regolamento. Sì. Sì. Bene, sono tutti d'accordo. Qual è il fiume più lungo d'Italia? 10 secondi. Il Po? La risposta è corretta, il Po, vedi che sui fiumi. No, non è vero, non sei pigliata nei fiumi perché sapete che è detto giusto quello prima. Ah, la seconda, vabbè, dai, posso. Era comunque giusto. Era comunque giusto, possiamo accettare. Andiamo avanti, dai, non perdiamo il ritmo. Allora, quante dita hanno le zampe anteriori dei cani? 10 secondi. 5. Sei d'accordo? 4. 4. No, sono 5, la risposta è corretta, stai andando benissimo. Oggi qua tra poco ti scaldiamo al posto per la finale. Ok, bene. Ok, vabbè, vai, pesca la prossima, siamo già a 6. Fate tu. Tu te l'aspettavi? No. Che andassi così bene, no? No, per nulla. Non dovresti fare il tifo? No. Perché? Perché lei va male. Tu vai male? E un po'. Perché? Perché sì. Perché stai facendo un Banana Quiz allora? Boh. Perché non. Boh. Così, perché siamo due scemi messi qua davanti alla telecamera e siamo. Io faccio il tifo perché le voglio bene. Ma è appena netto. Vabbè, qua è una serata terribile. Vabbè, andiamo avanti. Tu sei credente? No. Religione la fai a scuola? Non lo so. No, sì. Alle medie sì. Una cosa. Quanti giorni dura la quaresima? 10 secondi. 40. La risposta è corretta, vedi? Cioè, nelle cose dove dici di non essere pronta, invece sei prontissima, dove dici delle cose che sei pronta, invece fai schifo. Com'è possibile? Cioè, quindi tu ti aspettavi di non vincere perché sotto sotto nel tuo subconscio pensavi di vincere. Non credo, no. Ma perché lo stai dicendo non con il tuo subconscio, lo stai dicendo con. Cioè. Non sto capendo più niente, andiamo avanti, non pensiamo, non facciamoci troppe. Andiamo avanti, voilà. Dovesse andare in finale al Banana Quiz, cosa fai? Le regalo un braccialetto. Un braccialetto? Sicuro mi regalo un braccialetto. Un braccialetto di quelli che trovi nella uova di Pasqua, oh? Sì, vabbè, allora puoi anche perdere. No, non è vero, dai. Sempre senso la geografia, Bene. Qual è l'isola più grande del mondo? 10 secondi. Non lo sa? Secondo me non lo sa. No, che non lo so. Spara. Te lo sto passando col pensiero. Isola? Sì. Le Hawaii. No, minchia, sono minuscole le Hawaii. Com'è possibile? Il Giappone. Ma che il Giappone? Sono mille isole. L'Asia non è un'isola. È un continente.
No, era la Groenlandia. Groenlandia. Dov'è la Groenlandia? Ma cos'è la Groenlandia? Hai ancora due domande a disposizione. Comunque, se fai il risultato migliore di stasera, sei comunque in finale. Va bene. Va bene. Va bene. Sei un po' tesa. No, ma va. No. Pesco. Pesca. Pesco. Mamma mia, vuoi andare a fare una corsa in giro per il banana così ti... La nona di 10 domande. Beh, è difficile. Ah, c'è la Milano Fashion Week adesso, no? Ok. Che intendi di moda? No, sì. No. No. Sì. Sì. Ti dico che è facile. Mi dici che è facile. Puoi arrivare alla domanda finale che ti può portare in finale. Bene. Se rispondi giusto a questa. Ok. Come si chiama lo stilista italiano Armani? 10 secondi. Giorgio. Giorgio Armani. Fermi. 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 Siamo all'ultima domanda. Un respiro. Ok. Un respiro. Un respiro. Vuoi fare tu la domanda? Ma figurati. Ma come? Faccio perdere se faccio la domanda io. Vabbè, ma no, pesca lei, ma la devi leggere tu. Ah, va bene, ok. Va bene, pesca la domanda. Mamma mia, sono emozionato, non mi era mai successo. Aspetta che l'apro io. Prima la leggo. È l'ultima domanda. Non è detto matematicamente al 1000 per 1000 che sei in finale. Ok. Se qualcuno fa meglio di te, che non è mai successo, okay, sottolinea, potresti essere in finale. Va bene. Quindi, se rispondi in maniera corretta, potresti essere in finale al 99%. Ok. Se sbagli, c'è una probabilità, ma non è sicuro. Ok, va bene. A te. Allora, da quanti componenti è formata la boy band sudcorea Beatles? Te la leggo io. Te ne intendi di K-pop? Niente. Bene. Devi sparare allora. Ok. La sa? Non lo so. Spara. Ok. Da quanti... tu la sai? Forse. Forse? Da quanti componenti è formata la boy band sudcoreana BTS? 7. La risposta è corretta. Non ci credo. Non ci credo. Complimenti. Applauso, possiamo fare un applauso, per favore? Una persona ha fatto un applauso, due, tre, tre persone un applauso. Sono emozionato, ho il cuore a mille. Molto probabilmente sei in finale al Banana Quiz. Bene. Hai impegni per l'ultimo sabato di ottobre. No, li cancello, li cancello. Li cancelli, bravissima. Tu sarai presente, come si chiama la tua amica? Ludovica. Ludovica, tu hai appuntamenti per l'ultimo sabato di ottobre. No. Sei pronta a fare il tifo? Sì. Però tu non hai fatto il tifo stasera e ha portato bene, quindi non dovrai far tifo nemmeno in finale. Se sei in finale. Intanto avete già il primo premio della serata, che sono i preservativi del banana, così allegria. Grazie. Ne hai un secondo. Ne avete anche un secondo. Va bene. Adesso mi calmo un attimo e mi metto lì seduto perché ovviamente sono emozionato. Allora, bene, ci vediamo a ottobre, forse. Forse. Benissimo, vediamo sul risultato.